La sala conferenze della Banca Popolare del Cassinate ha ospitato il convegno Sport tra tradizione e cultura, un incontro formativo promosso dalla polisportiva Eagles Frosinone con il patrocinio della provincia e del comune di Frosinone, dedicato al mondo dello sport, ai suoi valori e alle sue potenzialità. Sport, ma anche tradizione e cultura, patrimoni fondamentali che identificano e arricchiscono un territorio. Ma un evento particolare perché si parla di sport, tradizione, cultura e quindi abbiamo analizzato quelli che sono gli asset più importanti che noi stiamo muovendo nella nostra città per valorizzare lo sport, tante offerte, in modo particolare in quando ci sono le domeniche ecologiche, addirittura due manifestazioni durante la giornata. Stiamo lavorando anche su quelli che sono gli impianti, perché con il consigliere Francesco Pallone siamo riusciti a mettere d'accordo Regione e anche il CONI per riprenderci questa importante e storica palestra. E poi la cultura, cultura che significa identità, scoperta di quello che sono i valori più importanti del nostro territorio, di quelli che identificano quelli che sono, quella che è la nostra gente, e con questo la voglia di fare tanto e andare avanti. Come sempre la Banca Popolare del Cassinate è vicina al territorio e alle iniziative di valore messe in campo dal territorio, e quindi in questo senso è vicina anche allo sport, perché lo sport soprattutto attrae giovani e consente di sviluppare la cultura nel senso più lato che possiamo attribuire a questo termine, quindi cultura nel senso anche di cultura dell'alimentazione, per esempio, cultura nel senso della socializzazione, cultura nel senso di avvicinamento di persone, ragazzi, giovani, studenti, anche appartenenti, come dire, a paesi diversi. Qui abbiamo un esempio eclatante nel supporto che abbiamo dato ai campionati nazionali presso l'Università di Cassino, e così via discorrendo. Quindi il territorio è una delle ragioni di vita e dell'esistenza della Banca Popolare del Cassinate. La nostra volontà è di stare vicino allo sport, alla cultura, sia come supporto così per gli eventi, insomma per tutte le attività che fanno. Siamo anche vicini come azienda, perché ecco, ci lavoriamo ecco, con lo sport. Lo sport promuove ed elimina ogni forma di discriminazione ed è da sempre uno strumento importante per lo sviluppo del turismo e la promozione del territorio. Ci siamo confrontati sul tema importante che è lo sport, il turismo, che cosa gira intorno allo sport e in particolare l'inclusione nello sport. Quindi sul nostro territorio ci sono tante realtà che si occupano di questo, bisogna fare qualche passo in avanti per quanto riguarda le strutture, per quanto riguarda sia le strutture sportive sia l'ospitalità. Però ci siamo sulla strada giusta, speriamo in tempi brevi di raggiungere quello che è la vera inclusione attraverso lo sport. L'associazionismo è tanto su questo e mi auguro che anche le amministrazioni pubbliche facciano il passo in avanti verso l'inclusione vera. Si tratta quindi di un evento molto importante, quindi che mette quindi in relazione due aspetti fondamentali della nostra economia, lo sport ed il turismo. Lo sport come uno strumento per la valorizzazione quindi delle tradizioni locali, ma anche modo quindi per socializzare, quindi per favorire la socializzazione all'interno del nostro territorio e soprattutto quindi per favorire lo sviluppo del settore turistico. Ricordiamo che il settore turistico rappresenta il 10% del PIL nazionale e rispetto agli altri settori dell'economia è trasversale, nel senso quindi che prende quindi in considerazione e quindi va ad influire quindi sul sistema del trasporto, il sistema quindi dell'ospitalità, quindi e via dicendo. Credo quindi che sia importante, sia responsabilità quindi delle amministrazioni, ma anche di tutte quante le istituzioni locali, favorire quindi sempre di più quindi questo connubio importante quindi trasporto e il turismo. Solo quindi in questo modo quindi sarà possibile migliorare il nostro vantaggio competitivo della realtà quindi locale come destinazione turistica e affermarsi sempre di più in termini di immagine nel panorama nazionale ed internazionale. Il convegno di oggi è veramente stato molto interessante su un aspetto che noi sta molto a cuore, sport e turismo. Un binomio perfetto che nell'ultimo periodo ha praticamente uno sviluppo socioculturale interessante, perché abbinare lo sport alla conoscenza del territorio,
quindi è un veicolo per far sì di avere turisti nel proprio territorio e quindi di poter far vedere le proprie bellezze sia artistiche, culturali, ma allo stesso tempo anche enogastronomiche. Il convegno Sport tra tradizione e cultura apre un ricco programma di appuntamenti, come ha sottolineato il presidente della polisportiva Eagles Frosinone, Arcangelo Iori. Volevo ringraziare innanzitutto i presenti perché sono stati la linfa di questo inizio di un progetto molto lungo in cui stiamo tentando di portare altri sport nell'ambito della polisportiva, e la cosa che più mi ha entusiasmato è che oggi in questa folta platea c'erano delle aziende che praticamente stanno abbracciando il nostro progetto. Questo porterà solo dei benefici alla struttura polisportiva. Oggi è iniziato un percorso per quanto riguarda gli eventi, finirà il 6-7 di maggio presso l'SD People e presso la fattoria di Nonna Luisa. Saranno due momenti magici, perché veramente ci sarà tanta roba e tanto divertimento. Saranno due giorni di elevato sport. Verranno gente da Latina, Pulma da Latina, verranno gente da Broccostello, da Cassino, da Frascati, da Zagarolo. Quindi quello che voglio cercare di realizzare è che il nostro territorio venga conosciuto da altre situazioni, da altre persone. Contento che oggi siano anche delle persone dello sport molto importanti. C'era il presidente più decorato d'Italia per quanto riguarda il calcio 5 femminile. Questo significa che siamo seguiti anche fuori dal nostro territorio. Speriamo che questa sia una piccolissima iniziativa che però possa diventare nel futuro una grande iniziativa.